binari arrivavano direttamente quasi sotto l'entrata principale di Auschwitz 1. Questi edifici che sono adesso sulla destra, ma comunque su tutte e due parti, sono ex vecchie fabbriche tedesche che sono state create durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi prima aspetti generali di Auschwitz 1, poi Auschwitz 2 per renderci conto effettivamente del meccanismo dello sterminio, poi verremo a vedere il museo. Quindi cercate di, anche Feltri, no, vi ha spiegato un po' come è bene che avvenga la visita, noi cerchiamo di farla nella maniera più corretta. Poi abbiamo stasera dove possiamo riprendere discorsi fatti e preparare la visita di domattina, perché torneremo di domattina soprattutto ad Auschwitz. Non so che effetto farà a voi questo luogo, l'unica speranza che ho è di esservi stato di aiuto a mettere un pochino meglio a fuoco l'enorme lavoro che vi attende, perché visitare Auschwitz è un'intensa emozione umana.